Michael Arlotta sta giocando col tablet, lui non è d'accordo con noi ovviamente. Ciao intanto. Buonasera a tutti. Buonasera, non stai giocando, ecco, che no, stai facendo? Ecco, parliamo di cose serie. Ormai cosa siamo arrivati addirittura di arrivo, quindi siamo pronti per programmare i movimenti del carro. Stiamo ultimando qua le ultime cose e stiamo provando un attimino se può andare o meno. Dai, un mese intenso di duro lavoro, dai, ci sta. E siamo quasi ormai arrivati al capolinea. Ormai possiamo non dire... lo facciamo vedere, caro, tutto è bello, vi dico solo che è bello, vedete solo una parte dietro Michael e basta. Dico, questo è un parliamo un mese di lavoro qui, che abbiamo lavorato intensamente, parliamo almeno una decina. Dentro questa struttura può sembrare strano, anche se ci sono sei carri che siamo un pochettino squadre diverse, ma si crea comunque una grande famiglia. Adesso siamo alla fase, i collegamenti, i movimenti, e quindi infatti io scherzavo inizialmente. Ma senza questi marchingegni non si fa niente. Ci stiamo buttando ormai un po' sulla domotica, quindi stiamo vedendo un attimino di fare tutto ormai tramite smartphone. Allora, per vederlo tutto aspettiamo domattina e domenica. Domenica e martedì ci vediamo a pro. Grazie. Solo questo. Grazie, ciao. Ciao. Con Antonio Rifici, presidente dell'associazione Carrizzi Brolese. Allora, siamo in direttore d'arrivo, settimana clou. Ultimi ritocchi, ultime pennellate, ma ancora c'è tanto lavoro, perché poi fino al sabato, prima di domenica, la prima uscita siete sempre intenti a lavorare su quello che saranno poi i tanti carri come ogni anno che vedremo sfilare. Stiamo cercando di terminare questi carri, siamo arrivati alle decorazioni, alle luci, alle illuminazioni, alle movimentazioni. Come ogni anno stiamo cercando di portare a termine il progetto carnevale che siamo sempre prefissati di portare a buon fine. Diciamo che circa ci lavorano dalle 10 alle 15 persone a carro, è da un mese che siamo qui a lavorare, non si guardano gli orari, la notte si finisce tardi, ci sono dei momenti di aggregazione dove ci fermiamo davanti a una tavola a mangiare qualcosa assieme, scherzare, ridere, diciamo che sono i momenti più belli del nostro carnevale. Lucio Cerdello, assessore al turismo del comune, primo annata da assessore, ma sicuramente uno che in questi anni ci è stato sempre vicino a questa associazione, grandi amici, grande famiglia, ecco, in questo ruolo cosa si sente di dire in questo momento? Intanto un grazie veramente a tutta l'associazione, perché è da settimane che lavorano tutte le sere affinché questo carnevale riesca come è riuscito in questi anni. E quindi come assessore dico grazie veramente di cuore, un grazie sincero, perché se il carnevale ormai a Brolo ha raggiunto questi livelli è merito dell'associazione dei carristi. E quindi mi auguro, sono certo di questo, che domenica e martedì con la loro attività, con i loro carri, sapranno, come dire, rendere ancora più belli, ancora più interessante il carnevale brolese. Un lavoro immane, ma che, come diceva il presidente Rifici, diventa anche un momento di aggregazione, di famiglia, di stare assieme, dove vengono coinvolte quasi 100 persone, forse più persone, che si cimentano per la riuscita. Sarete anche voi a sfilare, immagino, anche domenica assieme a loro. Ah, questa senza dubbio sarà una chicca, anche perché come sarò vestito e farò parte anch'io di questa sfilata. Diceva bene sia Michael e sia Tony, è ormai un gruppo consolidato, un gruppo che va d'accordo, un gruppo che si diverte soprattutto, e quando nella vita c'è divertimento e c'è allegria, il carnevale è senza alcun dubbio la ciliegina sulla torta. Ma non dimentichiamo che in questi mesi di amministrazione comunale noi abbiamo sempre trovato l'associazione carristi per quanto riguarda tutte le manifestazioni, perché il mondo dell'associazionismo è senza alcun dubbio un mondo che deve essere valorizzato, e un supporto importante affinché le manifestazioni crescano e crescano sempre di più. Quindi appuntamento a tutti a questa settimana del Carnevale Brolese, a sabato sera al Palatenda, ma soprattutto alla sfilata dei carri domenica a partire dalle 15 e martedì.